Parliamo di Tintoretto. E perché parliamo di Tintoretto? Tra i tanti artisti pittori che conosciamo, parliamo di Tintoretto. Perché chi ha fatto degli studi universitari legati, no, ma non solo universitari, ma anche solamente e semplicemente liceo storia dell'arte, Giulio Argan. Sicuramente avete sentito parlare di questo rapporto particolare tra il tasso nostro sorrentino e il Tintoretto. Lui dice delle cose straordinarie, e ne leggo un pezzetto per farvi comprendere come si fa a rapportare letteratura e pittura. Giulio Carlo Argan, nella cerchia degli studiosi, degli appassionati d'arte, è un individuo, è un critico d'arte, uno storico dell'arte. I suoi tanti libri vanno bene sia dai licei che alle università. Ai miei tempi era molto insistente, se non addirittura quasi l'unico. Il critico istituisce un parallelo fra i modi propri della poesia del Tasso della Gerusalemme e la pittura di Tintoretto. Questo è uno dei motivi per cui vi parliamo del Tasso. L'altro motivo invece è quello, con delle immagini fatte tutte da me. Con delle immagini farvi entrare in questi quadri, perché sono straordinari e sono bellissimi. Quindi il primo motivo è legato al fatto che Tasso e Tintoretto, attraverso questo studioso Giulio Carlo Argan, in tanti libri sono accomunati. Il secondo motivo è costituito dal fatto che tra Venezia ed Amalfi, e Amalfi poi Sorrento, c'è questo legame di Repubblica Mariana. E quindi, spinti un poco da questa curiosità, innanzitutto, siamo andati e abbiamo intrapreso un viaggio. Dopo vi racconto il viaggio, ma tutto per stimolarvi e per dirvi che non è tanto complicato come possiate immaginare andare a Venezia. Considerate che parte da Sorrento e arriva a Tronchetto direttamente in 12 ore, un pullman comodissimo. E quindi questa è stata la motivazione per cui ci ha spinti ad andare a Venezia e ad andare ad assistere a queste due mostre. Ora Venezia, questo suo pittore, considerate che fino alla metà dell'Ottocento lo riteneva un qualche cosa di piccolo, di non nella corona aurea. E perché? Poi dopo vedremo, analizzando il Cinquecento, che cosa succedeva. E come tale non aveva mai dedicato ad essi una mostra ostente, rilevante nel panorama odierno per un fatto di difficoltà economiche. Le mostre, andiamo a Museo di Capodimonte. Il Museo di Capodimonte, con le sue opere d'arte, ne assembla una quindicina con le sue di possesso, le mette insieme e tira fuori delle mostre dedicate a Ribera, che abbiamo visto, dedicate ad altri pittori importanti. Quindi, con il suo materiale riorganizzato e ridisposto diversamente nelle sale, ci appare agli occhi come un riflettore. Questo tipo di mostre sono di un genere, diciamo così, a costo zero, come se ci rivolgessimo ad acquistare verdura a chilometro zero. Mentre invece Venezia, nella sua tradizione, attraverso Palazzo Grassi, ha messo su delle mostre con 2200 pezzi, i Greci d'Occidente, 1994, Palazzo Grassi. Palazzo Grassi è un grande contenitore, tutto da riempire, in cui Giovanni Pugliese Carratelli, quale artefice e curatore, riesce a chiamare pezzi importantissimi provenienti da tutto il mondo. E quindi i costi che fare arrivare un Nettuno dal Metropolitan Museum ai suoi costi, perché il Metropolitan, come un tacito accordo tra le istituzioni museali, le opere si prestano con, tra virgolette, una certa facilità, però le spese e soprattutto nemmeno le spese di trasporto e viaggio, le spese di assicurazione. Un'opera d'arte del genere valutata a 3 milioni di euro
quando ne andiamo a coprire l'assicurazione ce ne vogliono 100.000 di assicurazioni, sia viaggio aereo 300.000, no? Quindi, e questo era, e quindi questi ultimi 10-15 anni ha prodotto un'assenza totale di mostre vere, di mostre fatte con tanti pezzi in cui conoscere un autore, sia esso uno scultore che un pittore, lo si leggesse a 360 gradi. Adesso, in occasione dei 500 anni dalla nascita del Tintoretto, Venezia, stimolata e punta un poco anche da qualche altra mostra che si era fatta, perché nel 2016 le scuderie del Quirinale fanno una mostra dedicata al Tintoretto. Ma dovete sapere che una mostra dedicata al Tintoretto non è facile. Tra l'altro, la Venezia stessa, in cui si sono dati la mano le gallerie dell'Accademia e Palazzo Ducale, che sono due istituzioni sotto due egide diverse di sovrintendenza, e poi le tante tante chiese che sono sotto la cura dell'Episcopato, del Vescovo con il suo curatore. Uno dei motivi per cui ci ha fatto e ci ha spinto ad intraprendere il viaggio è stato proprio che il delegato del Patriarca ai beni culturali è un signore che si è preoccupato di restaurare la facciata del Duomo di Amalfi negli anni 70, quando ancora c'era qualche cosa di retaggio del Settecento, quando c'era ancora una pulizia da fare nel rimuovere l'aspetto settecentesco a questa chiesa, è intervenuto questo signore che abbiamo trovato lì a Palazzo Ducale, che ci ha accolti e già. Intanto, e quindi a questa motivazione originale fatta dal Tasso col Tintoretto, se ne è aggiunta quella di avere una persona cosiddetta, tra virgolette, gancio nostrano, gancio locale a cui rivolgersi con facilità. Tra l'altro abbiamo avuto modo e possibilità attraverso Positano News di poter intervistare un po' tutti questi personaggi, ma tranne questo delegato del Patriarca, perché non abbiamo immediatamente capito la sua importanza nel campo. E quindi tutta Venezia è proiettata in questa grande festa dei 500 anni dedicati al Tintoretto. Considerate che ha fatto una mappa, eccola qua, gira tra le mani del pubblico appena si arriva al Tintoretto, dove sono segnate tutte le opere di Tintoretto, in quale chiesa sta, dalla punta estrema di Cannareggio fino al Tronchetto, alla chiesa lì estrema di San Giuseppe a Castello, e quindi sparse per tutta Venezia. L'utente o colui il quale vuole conoscerli deve intraprendere, non dico tutto il circuito, ma buona parte di esso. E che cosa vede? Innanzitutto è già a leggere queste espressioni che gli dedica Giulio Carlo Arcani. I modi, fare un parallelo fra i modi propri della poesia del Tasso nella Gerusalemme liberata e nella pittura del Tintoretto. Nell'una e nell'altra assistiamo all'aprirsi indefinito degli spazi, al drammatico animarsi della natura, ai continui intensi contrasti di ombre e di luci, onde le figure, i volti, i gesti, gli oggetti si rivelano soltanto nel raggio di luce che li illumina. Considerate che il Caravaggio, che lavorerà con la luce in maniera eccezionale, ancora deve entrare nell'orbita e nell'ottica della storia dell'arte, ancora deve mettere quel punto fermo in cui tutti i pittori poi dopo faranno riferimento. Anche la bellezza, attenzione, la bellezza nelle descrizioni del Tasso appare concepita in modo analogo dai due artisti. Soprattutto gli ornamenti attirano l'attenzione e l'interesse descrittivo, la figura si atteggia entro un decoro di gesti che vuole essere il segno di dignità morale e non una bellezza ostentata, non una bellezza di tipo seducente. Che cosa stiamo dicendo? Vediamo. Intanto, eccolo qua, giovane, poco più che ventenne, nasce nel 1519, qualcuno parla 1518 perché la chiesa dove è registrato il suo battesimo, Santa Maria dell'Orto,
che è a Cannareggio, nella parte esterna del cuore della città, ha subito degli incendi e quindi i documenti sono precisi, sono distrutti, ma il 519 è quella la data più apprezzata. Vivrà la bellezza di 75 anni, con 8 figli, di cui tutti quasi pittori. E soprattutto, cosa eccezionale, nel 500 la figlia Marietta, una ragazza di questi 8 figli, 3 erano donne, erano giovani donne, seguirà nella bottega del padre, tale e tanta che avremo una vera e propria bottega del Tintoretto gestita dal figlio Domenico con la collaborazione dei familiari. Quindi è una storia che è fatta per stare sulla piazza, è fatta per una vista lunga, non è un... Chi è che tiene le redini in mano della pittura veneziana? È il Tiziano. Tiziano, qualsiasi cosa si deve fare, qualsiasi famiglia nobile, e allora c'erano i Contarini, i Benjamin, i Cornaro, che facevano riferimento a qualsiasi matrimonio, qualsiasi salone da affrescare, veniva chiamato il Tiziano. E il Tiziano con la sua bottega accontentava e risolveva tutto. A 20-25 anni il Tintoretto non riesce a esprimersi bene. Intanto c'è una leggenda, storia, che parla di pochi mesi o se non addirittura pochi giorni di un suo apprendistato nella bottega del Tiziano. E la leggenda racconta che Tiziano subito se l'è tolto di torno perché bravo nel disegnare. A 25 anni questa mano rapida, questo guizzo, lo mette fuori dalla bottega. Ma è facile... La bottega gestita dal Tiziano non era solo una bottega che produceva quadri e produceva opere d'arte su commissione, ma si preoccupava anche dei grandi carnevali di Venezia. C'era da strutturare e costruire la macchina della festa di San Marco. E quindi immediatamente si ci rivolge. Tiziano era un po' il... Tutto, anche se si faceva pagare, era il pittore ricco in cui le opere d'arte, e quindi era difficile avere spazio. A un certo punto riceve la commissione della biblioteca, la grande biblioteca a fil di Piazza San Marco, la biblioteca veneziana, in cui primo piano e secondo piano tutti affrescati. Il Tiziano riceve la commessa, gira le sue opere quasi a sottocommissione, invitando altri pittori a dipingere, lo schiavone che viene dalla Dalmazia, Suster che arriva dall'Olanda, una serie di pittori li coinvolge, ma li chiama a Tintoretto. Quindi questo Tintoretto è autodidatta, deve guadagnarsi lo spazio da solo, non ha intenzione di andare via. Venezia lo sta celebrando anche solo perché è veneziano al 100%. Gli altri pittori sono chi ferrarese, chi arriva da Verona, chi arriva da fuori, e hanno impiantato i loro studi a Venezia.